Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Quest'oggi siamo con Don Domenico Di Pietropaolo, che è responsabile della pastorale giovanile nell'arcidiocesi di Pescara Penne, perché Don Domenico, ormai siamo al grande evento, insomma, la GMG di Rio è praticamente partita, e però non è solo una GMG per chi va a Rio, vero? Sì, allora, come dicevi poc'anzi, ci sarà un'esperienza di comunione insieme ai giovani che rimarranno qui in diocesi, e in modo particolare l'evento che si terrà il 27 e il 28 luglio a Città Sant'Angelo. È un'occasione meravigliosa, anche perché in questi due giorni avremo la possibilità anche di pregare, ecco, proprio in questo periodo. A Città Sant'Angelo ci accoglierà il Beato Nunzio Sulprizio, e noi pregheremo proprio questo santo giovane, no, della nostra diocesi. Penso che sia l'unico, no, che ne veneriamo proprio qui a Pescara. Siamo molto felici che qui rimarrà questo Beato Nunzio insieme con tutti i giovani. Come dicevo poc'anzi, noi abbiamo anche realizzato un sussidio con il titolo A Rio e con Rio nell'anno della fede, in comunione con il Papa e tutti i giovani del mondo. È un'esperienza meravigliosa, perché ogni giorno, ecco, c'è una possibilità per i giovani di meditare sulla parola del giorno, del Vangelo, con una spiegazione biblica e poi delle domande che aiuteranno i giovani delle nostre parrocchie per la condivisione tra di loro, perché poi stiamo sperimentando in questo anno della fede come i giovani hanno bisogno di condividere la fede, bisogna condividerla, bisogna concretizzarla proprio nella loro vita personale, no? Per poi fruttificarla, diciamo, in questo modo. Poi c'è anche una parola alla fine della giornata del Papa, sia Papa Emerito Benedetto XVI che Papa Francesco, ripreso dai documenti, in primis il motu proprio Porta Fidei dell'anno della fede, il messaggio per la GMG scritta da Benedetto XVI in occasione proprio di questa 28ª giornata mondiale della gioventù che si terrà quest'anno a Rio, e l'ultima enciclica di Papa Francesco, che noi veramente abbiamo la fortuna di averla meditata già in questo periodo, e siamo veramente contenti. Lumen Fidei. Importante per noi come pastorale giovanile, ufficio di pastore giovanile della diocesi, è proprio divulgare questo evento, che non è soltanto legato, ecco, un evento per i giovani che poi vivranno la giornata mondiale della gioventù a Rio, quelli che rimarranno nelle nostre parrocchie, verranno a Città Sant'Angelo per vivere, ecco, attorno al Beato Nunzio, ma i nostri sacerdoti, il Vescovo in primis, e l'evento della giornata mondiale della gioventù, ma è un dire a tutti i giovani della nostra diocesi che c'è una possibilità oggi di fare qualcosa di eccezionale, incredibile, no? Qualcosa di forte, soprattutto che va a togliere quell'idea dei giovani, come diceva Giovanni Paolo II, giovani che forse non hanno oggi desiderio, no, di vivere la vita in modo così da protagonisti, diciamo proprio questo termine, ma noi sappiamo che i giovani hanno bisogno di eventi come questa giornata mondiale della gioventù per vivere da protagonisti. Noi crediamo in questo, crediamo che possiamo fare grandi cose, e ci stiamo impegnando tantissimo proprio per divulgare la buona novella che è il nostro Signore. Quindi un augurio a tutti i nostri giovani che rimangono qui a Pescara, per noi che andiamo a Rio, e per Radio Speranza un augurio in modo particolare, affinché anche attraverso i mezzi di comunicazione la parola del Signore possa arrivare a tutti i giovani. E questo è quello che cerchiamo di fare, appunto, tutti i giorni. Don Domenico, tu nell'invitare i ragazzi hai detto che
anche nella tua vocazione personale è stata importante qualche GMG, vero? Sì. In modo particolare, guarda, io la prima GMG l'ho vissuta nel 1989, avevo 15 anni, Santiago de Compostela, me la ricordo ancora, un'esperienza meravigliosa, bellissima, ero piccolo, chiaramente forse tante scelte non le potevo fare in quel periodo. Poi nel 91 ho vissuto la giornata mondiale che si è tenuta a Częstochowa e poi nel 93 a Denver avevo 19 anni e lì ho sentito una chiamata forte da parte del Signore e quelle parole del Papa non dimenticherò mai, no? Di annunciare, di non vergognarsi di Gesù, no? Forse venivo in un'epoca, in un periodo, soprattutto nell'epoca che vivevo in quel periodo storico, dove la Chiesa veniva molto mirata in modo negativo. Io vivevo nella parrocchia di appartenenza e quando andavo a scuola mi ricordo avevo sempre un po' di timore, no? Di dire che ero cristiano, che frequentavo la Chiesa. E questa parola del Papa mi ha aperto il cuore e soprattutto mi ha dato tanto coraggio di iniziare questa esperienza che poi è andata a terminare con il sacerdozio. Quindi ringrazio il Signore, ecco perché io ci tengo tanto alla GMG, perché molti giovani possano lì scoprire, ecco, la vocazione, no? La vita consacrata, al sacerdozio, ma anche alle famiglie, no? Prima il nostro vescovo all'incontro che abbiamo tenuto del mandato dei giovani che andranno a Rio, veramente anche la famiglia oggi bisogna riscoprirla come vocazione. E quindi con questo augurio noi ringraziamo Don Domenico Di Pietropaolo, responsabile della pastorale giovanile della nostra arcidiocesi di Pescara Penne, e da Massimiliano Spiriticchio, da tutti noi di Radio Speranza, grazie e a risentirci.